Vesus Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesus Concept Food è braceria, pizzeria, burgeria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesus Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesus Concept Food, Casoria. Primavera del Napoli conquista la prima vittoria in campionato. Batte 3-1 il Perugia dopo le sconfitte contro Frosinone e Spezia. Nel primo tempo gli umbri partono meglio. Al secondo minuto Perugini si inserisce in area di rigore, tenta il tiro cross. Turi è attento sul primo palo, poi sulla risposta di Berta Esposito salva nei pressi della linea di porta. Il Perugia sfonda spesso sulla zona sinistra. Ligunas al quarto beffa Esposito nell'uno contro uno. Poi va al tiro e interviene Turi, bravo a bloccare anche al nono minuto una conclusione del numero 10 umbro. Al dodicesimo si vede finalmente il Napoli. De Chiara prova a beffare Igma da calcio d'angolo, ma il portiere del Perugia è attento. Al sedicesimo la prima grande occasione per gli azzurrini. Borriello apre per Raggioli, Igma si oppone al suo tiro cross. Poi ci prova il numero 11 azzurro, ma trova il salvataggio di Cottini nei pressi della linea di porta. Il gol è nell'aria, al ventiduesimo il Napoli va in vantaggio. Borriello trova a centro area Raggioli, che spedisce il pallone nell'angolino basso della porta di Igma. Al ventinovesimo Raggioli fa doppietta. Popovic ruba palla a Rondolini e serve il centravanti azzurro che a tu per tu con Igma non perdona. Al 34esimo Popovic sfrutta le sue lunghe leve, salta due avversari in progressione e tenta il tiro dalla distanza, ma il pallone termina abbondantemente alto sopra la traversa. Nella ripresa il Napoli fa subito 3-0. Dalla sinistra D'Angelo trova Borriello che all'altezza del dischetto del rigore batte di piatto Imga. Al 58esimo il Perugia cerca di reagire. Ambrogi tenta il tiro dalla distanza. Il pallone termina di poco a lato. Al 64esimo Raggioli atterra in area di rigore Perugini. Dal dischetto va Sadetinov che spiazza Turi e porta il risultato sul 3-1. Il Napoli ha subito la chance del 4-1. Borriello affronta nell'uno contro uno Dottori e finisce a terra. Dal dischetto va il fuori quota Gioielli, ma Imga gli dice no. Riesce a far suo il pallone in due tempi. Gioielli poco dopo ha un'altra chance. D'Angelo gli concede un rigore in movimento, ma il tiro di piatto è debole e Imga lo blocca. All'89esimo Borrelli mette Ballabile in condizione di calciare a rete da posizione pericolosa, ma il suo tiro è respinto da Panaro. Il Perugia chiude la partita in 10 uomini per l'infortunio di Giorgetti, che arriva quando la formazione umbra ha già esaurito i 5 cambi. Il Napoli si gode la vittoria e si prepara al prossimo impegno, fra una settimana in trasferta contro il Pescara.